Daniele Spano, il progetto che presento è il centro di Bernasconi a Tutuà. E praticamente questo si tratta di andare a recuperare un edificio industriale attraverso la creazione di un nuovo manto metallico che sfrutta lo spazio interstiziale in sezione, concetto già introdotto dagli individui da Peter Eisenman nel Wexner Center. Ok. Praticamente come si compone? Sono andato a individuare quelli che sono gli elementi principali dell'abaco che utilizza Sumi, che sono le bucature che caratterizzano la copertura, i percorsi verticali di collegamento, una serie di percorsi orizzontali che dialogano anche con la copertura dell'impianto industriale e lo spazio interstiziale definito da questa sezione rossa. Come lo reinterpreto il mio progetto? Come lo reinterpreti? Praticamente non faccio altro che ribaltare questo concetto. Esatto. In cui questa diventa lo spazio interstiziale, sì, considerando che l'area sotto il viadotto mi ridiventa praticamente proprio lo spazio del viadotto, col quale vado a dialogare non ci credo. Ok, questi sarebbero i pilastri del viadotto. Sì, sarebbero i pilastri del viadotto, col quale poi vado a dialogare riproponendo quelli che sono gli elementi di base, quindi le bucature che sono omogenee, i percorsi che possono collegare, eccetera. Ulteriori bucature che possiamo. Quindi questo è un sistema di pilastri che tu aggiungeresti sostanzialmente. I pilastri no, quelli mi rimangono indicativi, però possono essere intesi, dato che li sfrutta per questi collegamenti, come diciamo elementi polarizzanti per andare a gestire questa maglia di percorsi. Bene, ok. Procediamo. Piano lavoro solo, questo è l'ampliamento del Tale Albert Museum di Beschi e Dallonga. Sì. Allora, in apparenza sembrano, sembrano quattro scatole, queste scatole che si intersecano tra loro, ma in realtà il concept, il cuore di questo prodotto è una spirale. Mm-hmm. Può dar vita, diciamo, ogni volta che ecco, hai fatto proprio una spirale. La spirale. Quindi si può conformare i modi. E questi pezzi? È un'ulteriore evoluzione. Bene. Qui abbiamo Watson. Sì, allora ho realizzato il modello per House of Sydney, in cui appunto, essendo Watson, praticamente uno dei primi della sua generazione a svincolare la funzione dalla forma, o la forma dalla funzione, praticamente invece di creare due edifici a vela, risfrutto sempre il bend della vela per creare però altre conformazioni. Per esempio, aggiungendo altri pezzi diciamo, di grandezza simile, si può creare un edificio centrico praticamente che sfrutta le vele per creare una specie di cupola. Oppure, ad esempio, prolungare quello che lui fa in due edifici, creando un unico edificio a cerchio. Per esempio. Bene. Allora, a me del Gazzare, io ho scelto il Ganzao Braus di che lei conforma tutto il progetto sul concetto di scavo, quindi del fiume che scava il terreno formando delle diverse situazioni di scavi di interno, di spaccature. Ok. E inserisce in questo sito idealmente dei sassi che formano l'edificio di Braus. Io l'ho interpretato nel mio progetto con l'idea di percorso, quindi di infrastruttura, che connette gli esistenti, quindi c'è stato il palazzetto di Nervi e lo stadio di Nervi, inserendo nella connessione gli elementi che possono essere modificati in mezzo a questo percorso, quindi creando un collegamento tra gli esistenti e il nuovo. Qui abbiamo Alessandro Venneri, il progetto che ho preso in esame è un progetto di Miralles, che è il municipio di Ostales del Balenià vicino a Barcellona. Loro giocano molto sulla sovrapposizione di questi piani, è un altro concetto dei piani che generano delle tensioni e che si inseriscono dinamicamente nel contesto, è un altro concetto importante per loro, è quello del percorso. Quindi io ho pensato che seguendo questi due concetti, diciamo, possano essere riproposte aggiungendo dei nuovi pezzi, diciamo, questo tema dei percorsi per generare una sorta di complesso basato appunto su questa sovrapposizione.
informazione su questi percorsi. Allora, stanno arrivando i giurati, vi spieghiamo che succede. Queste sono le semifinali. Stiamo finendo la semifinale, da questo esce la finale e voi siete giurati in finale. Quindi 5 minuti di pazienza e siamo finendo. E tra loro usciranno 4 per voi sarete chiamati alla finale. Questa è la semifinale. Prego. Questo è l'Arnold Center di Iceman. Allora, vediamo che lui è partito dal concetto di blurring, sfocamento, cioè sovrapposizione, dinamismo, e all'interno del progetto c'era già una preesistenza molto, diciamo, di carattere geometrico, che era la seguente, a cui lui accosta questo elemento molto sinuoso. Sì. Vediamo che l'applicazione del blurring avviene in due fasi, inizialmente, diciamo, nell'elemento che viene in stato successivamente, che è questo, in cui appunto questi frame si sovrappongono attraverso il processo generativo continuo, ma successivamente viene applicato anche alla preesistenza. Certo. E di conseguenza abbiamo che, diciamo, questo... Come fai a giocarci tu a fare cose diverse con questo? Io posso muovere come voglio. Ah, ecco, è tutto... Ok, qui poi abbiamo... Elisa Schiva. Schipa, sì. Ho lavorato sul vitraulico di Enzo, che è il Neuron, e ho lavorato sull'incastro e sulla sovrapposizione dei volumi. Si può quindi scomporre in questo modo, quindi si vengono quindi a creare vari ambienti con l'incastro totale dei volumi o parziale, e quindi creando una fusione degli ambienti, oppure lasciando la separazione degli ambienti però sempre incastrati. Io ho il lotto alle pendici di Villa Glori, quindi posso sfruttare questo incastro aggiungendo nuovi pezzi da incastrare nella collina. Bene. Poi abbiamo Morena Portucci. E ho studiato l'Edge Map Complex di Frank Gehry, e questo progetto si basa appunto sull'idea di frattura e di separazione. Sì. E quindi di fenditura esplosa. Sì. Fenditura esplosa e di scoperta di nuovi spazi. Certo. Io l'ho concepito come appunto una scacchiera formata dai principali volumi del progetto. Questi volumi cosa fanno? Questi volumi si muovono, si separano, e quindi diciamo avvengono delle separazioni, dei distaccamenti, e attraverso questo si vanno a formare, diciamo, delle varie ipotesi. Proviamo rapidamente, mettiamole uno che ne forma un altro, così capiamo il metodo. Okay. Tu già ti sei segnata altre 4 ipotesi, diciamo, possibili. Certo, così le puoi rimettere. Sì. Certo, vediamo che questo appunto, staccandosi, c'è un'altra fenditura. Beh. Così questo. Okay. E nel mio bang ho pensato di sovrapporre tutte queste ipotesi come fossero, diciamo, una trama del mio tessuto, per andare a confluire, diciamo, in diverse fenditure. Speriamo bene. Ok. Io sono Lorenzo Zonnino e ho fatto il Lasgard Show di Zadid. E questa è un'architettura paesaggio, si attesta su sentieri esistenti, e l'ho scomposto in componenti, in flussi funzionali, io ho pensato che a diversa dell'altezza, come cambia l'altezza, possono assumere funzioni diverse. Per esempio un edificio può diventare un percorso, può attestarsi al terreno e può conformare, non so, una piazza, a diversa del terreno che occupa, che può cambiare funzioni. Benissimo. Progetto Center Beer di Herman Herzberger. Sì. E quindi lui parte dal concetto, l'unico Herzberger abbiamo, e lui parte dal concetto che bisogna creare una struttura di base che da fornire agli utenti, che poi si possono adattare ai propri bisogni ed esigenze. Quindi, sì. Lui dice di fare spazio e lasciare spazio, quindi creare questa griglia, e fa l'esempio di una scacchiera, che però non, quindi con delle regole in base che però possono comunque variare il modo d'uso dell'ambiente. Certo. Quindi parte da un modulo che è il modulo dell'ufficio, e lo moltiplica per 4 e lascia poi uno spazio centrale. Lei su che programma sta lavorando? Un centro di arte e terapia, Quindi l'aspetto sociale. Sì, 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 sì.
Quindi questo modulo poi è stato moltiplicato, certo, creando tutti questi percorsi, e gli spazi vuoti sono anch'essi dei percorsi interni a tutta altezza e sono anche spazi collettivi. Benissimo. E poi ha creato questi altri percorsi collegati con il contesto. Perfetto. Allora, io sono Tina Piliero e ho lavorato sempre sul Landesgartenschau di Zadid, in cui il concetto principale è quello appunto della sovrapposizione di flussi e della completa fusione fra ambiente e edificio. Poi, sempre partendo da questa idea, diciamo, ho lavorato su una scala un po' ampliata, in cui ci sono alcune differenze di altezze, alcuni piani che comunque si vanno a intersecare e creano delle differenze di altezze, rimanendo sempre con l'idea appunto che questo edificio parta dal basso e si sviluppi in diciamo come con una rampa. Certo, benissimo. Io sono Maria Cecilia Palo, ho scelto il forum per la musica e la danza di Toyo Ito, sì, e sono partita quindi da una griglia molto regolare, come fa lui, la cosiddetta griglia emergente, che poi viene deformata fino a creare degli spazi che non hanno più nulla a che fare con la griglia precedente. Ho creato quindi un edificio che fosse poroso, che assomigliasse il più possibile all'edificio di Toyo Ito, e ho diciamo, studiato l'architettura come un sistema vivente, in particolare scavato dall'acqua, la cosiddetta goccia modellante, la shaping drops, e quindi ho creato sia dal punto di vista ambientale degli avallamenti o delle somme, e un edificio che presentasse dei lati molto regolari e una sorta di frattura interna scavata dall'acqua. Bene, perfetto. È l'ultimo? Sì, sì. È l'ultimo? Sì, sì.